Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Dopo un'attenta ricerca su poter vivere in camper a lungo termine, sono arrivato a raccogliere una serie di informazioni su di una serie di dotazioni, tutto rispetto. Qui vi elencherò quelle che sono le caratteristiche basilari di camper che oggi pagheremmo dai 70 ai 100 mila euro. Il mio intento è appunto rendere tutte queste comodità alla portata dei 10.000-12.000 euro, tutto compreso. Allora, cominciamo dalle gomme, 4 stagioni, così non ci pensiamo più, ragazzi. Circa 310 euro per 4 pneumatici, spedizione compresa. Sto parlando di gomme per camper, 4 stagioni, 310 euro. Compresa spedizione per 4 pneumatici. Vedrete il link in descrizione di questo video. Due batterie AGM a scarica lenta per un totale di 200 ampere, 100 ampere cada una naturalmente, per avere una buona indipendenza elettrica. Al prezzo di 390 euro, compresa la spedizione. Tre pannelli solari monocristallini da 100 watt cada uno, per un totale di 300 watt, di cui uno smontabile, così in estate potrete sostare all'ombra dirigendo il vostro pannello solare, dotato di prolunga, verso il sole. 240 euro, spedizione compresa, ma attenzione, il prezzo potrebbe scendere a 220 pagando una sola spedizione. Un regolatore di carica per fotovoltaico da 30 A, 16 euro spedizione compresa. Un inverter da 1000 watt ad onda pura con 2000 di picco per utilizzare i classici phon, microonde, TV, PC. 134 euro compresa spedizione, sempre col link in descrizione. Un generatore di corrente da 1 kW. In questo modo potrete gestire le batterie quando il voltaggio risulterà troppo basso. 449 euro, spedizione compresa. Un Webasto Dual Top per il riscaldamento della cellula e dell'acqua direttamente col carburante primario del camper, con kit di montaggio. Costa la bellezza di 2.775 euro, spedizione compresa, mi sembra il minimo. Il Webasto Cooker per cucinare direttamente col carburante primario del vostro camper, comprensivo il kit di montaggio, con un prezzo di 1.100 euro, spedizione compresa. Due stufe elettriche da 1.000 watt cada una. Per quando siamo allacciati alla colonnina elettrica, 74 euro compresa la spedizione. Un fornellino elettrico da 1000 watt, sempre allacciati alla colonnina elettrica, 21 euro compresa la spedizione. Sempre link in descrizione. Un asciugacapelli compatto, 220 volt, 500 watt. 20 euro compresa la spedizione. E dulcis in fundo, perché qualcuno magari mi dirà: ma non ci avevi pensato? Un bel condizionatore di quelli piccoli da casa, per quando siamo attaccati alla colonnina elettrica, ma potremmo anche farlo andare con il nostro generatore, al prezzo di 250 euro circa. Questo vuole essere un progetto di quello che sarà il mio prossimo camper, che sicuramente avrà un prezzo che si aggirerà intorno ai 4-5 mila euro. Più con tutti questi balocchi, visto che siamo sotto le feste, arriveremo a circa 10-12 mila euro. Ho fatto due conti, ho cercato di farli bene i conti. Ecco qua, questa è la mia idea. Sono ben accetti i vostri consigli e commenti. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima.